Mentre impazza in comune ancora il caso di Cosimo, l'assessore alla cultura defenestrata, ma che ieri ha voluto partecipare lo stesso alla riunione del carnevale in comune che stava organizzando, battibeccando con il collega Roberto Junior Silveri, che se ne occuperà ora per non perdere il carnevale aquilano, e con il dirigente Giannangeli per fare gli scatoloni, ha scritto lei nel suo profilo Facebook. Il problema, quello vero, quello reale, quello sentito dai cittadini dopo questa telenovela, è della composizione della nuova giunta. Il sindaco Biondi insiste, dicendo che le giunte comunque stanno andando avanti e che l'attività del comune non è affatto paralizzata, ma anche dalla sua maggioranza arrivano inviti a procedere prima possibile e a scegliere soprattutto le migliori competenze per l'Aquila. Una giunta che va azzerata per quello che rimane della giunta stessa, perché 5 su 9 ormai non sono più di fatto in giunta, tra i defenestrati, le defenestrate, tra Deno che ormai è insostenibile come posizione all'assessorato all'urbanistica e i due assessori eletti, imprudente il rappresentante di Direzione Italia, e a questo punto è chiaro che la giunta va azzerata, ricomposta. L'ho già detto e dichiarato, è scritto, quindi non è una novità. Parlavo di verifica già a luglio dell'anno scorso, oggi ancora di più è necessario affrontare il tema del governo della città, perché dall'euforia delle regionali si passa adesso alla necessità del governo della città, che presenta dei grandi problemi ancora irrisolti e da affrontare. Parlo di lavori pubblici, parlo di ricostruzione, parlo delle attività produttive, parlo della viabilità, parlo del piano regolatore, quindi parlo di cose estremamente serie e importanti che devono essere affrontate in tempo reale. La giunta è l'elemento, diciamo così, di collegamento tra gli interessi della città e il governo stesso della città. Mi auguro che il sindaco proceda rapidamente, perché qualcuno pensa che tutto questo sia collegato o debba collegarsi, cioè il rinnovo della giunta e i problemi regionali. Se cominciamo in questo modo cominciamo malissimo, che quello che succederà in giunta non può riguardare la città dell'Aquila o la città di Pescara o Montesilvano, quello che sarà, deve riguardare la regione, quello che succederà in regione, e noi abbiamo la necessità, l'obbligo di governare la città in maniera adeguata. Quindi assessori ovviamente capaci e adeguati, ma prima degli assessori individuazione delle priorità della città e delle modalità per affrontarle.